Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e con un efferato delitto che si è consumato nel pomeriggio a Vasto quando un giovane di 22 anni è stato ucciso in viale Perth a colpi di arma da fuoco. Omicidio dettato dalla vendetta perché il giovane che è stato freddato quest'estate aveva ucciso investendo la moglie dell'uomo che oggi ha voluto farsi giustizia da solo. Il servizio di Alfredo Primante e ringraziamo per le immagini il sito di zonalocale.it. Dopo l'omicidio ha portato la pistola sulla tomba della moglie e poi si è costituito. È un dramma nel dramma quello che si è vissuto nel pomeriggio a Vasto. Fabio Di Lello, atleta e calciatore in passato del San Salvo, della Provasto e del Cupello, marito della 34enne Roberta Smargiassi, morta in un incidente stradale accaduto a Vasto la scorsa estate, ha deciso di farsi giustizia da solo aspettando armato Italo De Lisa a 22 anni fuori dal bar Drinkwater sulla trafficatissima circonvallazione istoniense. Un agguato in piena regola con 4 colpi di pistola esplosi da breve distanza per un regolamento di conti con il ragazzo che la sera del 1 luglio del 2016 era alla guida della Fiat Punto contro la quale all'incrocio tra Corso Mazzini e via Giulio Cesare è finito lo scooter guidato da Roberta Smargiassi che è poi carambolato su una terza vettura che proveniva nel senso opposto di marcia. Una tragedia che ha segnato profondamente la psiche di Di Lello, fresco sposo per le nozze celebrate qualche mese prima. All'uomo evidentemente non sono stati sufficienti l'affetto dimostrato dai vastesi che avevano anche organizzato qualche giorno dopo l'incidente una fiaccolata per chiedere giustizia per la donna e che in massa avevano partecipato ai funerali. E nemmeno l'inchiesta aperta dalla magistratura che nel novembre dello scorso anno aveva chiuso le indagini e acquisito le perizie disposte per fare luce sulla dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Alle 17.35, un'ora dopo il delitto, al cimitero di Vasto, sulla tomba di Roberta Smargiassi, i carabinieri hanno trovato la pistola usata per uccidere il 22enne. Prima di consegnarsi alle forze dell'ordine, Fabio Di Lello avrebbe chiamato un amico dicendogli che aveva ucciso l'assassino di sua moglie e annunciandogli che si stava recando al cimitero per salutare la sua Roberta. Avrebbe chiamato poi il suo avvocato Giovanni Ciarella, indicandogli dove si trovava in quel momento. I primi a raggiungere il cimitero sono stati i carabinieri che hanno rinvenuto l'arma custodita in una busta di plastica trasparente. In via Perth ci sono stati rilievi della scientifica che sta procedendo per le indagini per omicidio volontario coordinate dal procuratore capo di Vasto, Giampiero Di Florio. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.20, due squadre di vigili del fuoco del comando di Teramo e del distaccamento di Roseto con 3 autobotti pompa e 2 autobotti per un totale di 16 uomini e 5 automezzi operativi sono intervenuti nel comune di Mosciano Sant'Angelo e stiamo vedendo le foto per cui ringraziamo il sito cityrumors.it nei pressi della rotonda sull'innesto tra il raccordo autostradale Teramo Male e la SP22A nella zona prospiciente. La ditta Amadori per una fuoriuscita di sostanze pericolose all'interno del depuratore della Ruzzoreti. All'interno del depuratore che serve la zona di Mosciano Stazione si è verificata questa fuoriuscita di una sostanza pericolosa che al momento viene segnalata come acido peracetico. Al momento la situazione è sotto controllo. Proseguiamo con il nostro notiziario. Dopo 12 giorni dalla grande nevicata e dalle ultime scosse di terremoto in alcuni paesi della montagna teramana, l'emergenza neve non è ancora finita. Si spala davanti casa e si contano enormi danni a immobili pubblici, privati e a strutture ricettive. La gente chiede misure urgenti per poter ricostruire e tornare alla normalità. Tante le storie da raccontare. Tania Bonici Castelli. Il nostro è un viaggio tra i paesi montani del Teramano dopo 12 giorni dalla grande nevicata e dall'ultimo sisma. Un'apocalisse come la descrivono in tanti qui a Cerchiara o a Isola del Gran Sasso, dove i residenti sono rimasti intrappolati dentro le proprie abitazioni, sommersi da 3,5 metri di neve, senza poter aprire la porta di casa nonostante le fortissime scosse di terremoto e senza energia elettrica per 9 giorni. Una tempesta perfetta che lascia distruzione e dolore, ora è tutto da ricostruire. Neve e terremoto insieme. Neve e terremoto insieme è stata una cosa paurosa. Proprio la mattina mi sono alzata, prima si sono abbassati un po' i gazebo. Poi appena fatto il terremoto si sono schiacciati.
e io stavo qua, non potevano uscire nemmeno dalla porta perché la neve era altissima. Qui è tutto chiuso a San Gabriele, quando riapriranno i negozi secondo lei? Non lo sappiamo, ancora non sappiamo niente. Che vi hanno detto? Di aspettare e vediamo un po'. La luce? La luce l'abbiamo avuta dopo 9 giorni. E 9 giorni come avete fatto? Con le candele e basta. Non si parlava né a telefono né con niente, noi non sapevamo niente. Cosa avete passato in questi giorni? Allora, abbiamo passato un momento apocalittico. 3 metri di neve, col terremoto, no? Non potevamo uscire fuori, senza luce, senza riscaldamento, senza linea di telefono. Proprio, guarda, è stata una cosa... Io credevo che era arrivata la fine. I frigoriferi pieni, si sono rovinati tutti, perché la luce è stata via quasi una settimana. E adesso che cosa chiedete voi? Chiediamo di interrompere i pagamenti almeno per un po' di tempo, e, che ne so, che venga qualcuno a vedere i danni che hanno fatto, però qui non viene nessuno. Ritardi nei soccorsi, pali elettrici vetusti, infrastrutture viarie fragili hanno causato disagi inenarrabili a queste popolazioni dell'entroterra teramano. È vero che le previsioni meteo avevano annunciato nevicate abbondanti, ma ascoltando la gente del luogo si scopre che a memoria di nonni un fenomeno così imponente non si era mai verificato. Signora, lei è di Isola del Gran Sasso, in tanti anni mi diceva che non aveva mai ricordato una nevicata così grande. Non lo ricordo, insomma, pure da bambina, ma ne poteva fare di meno, 35, ma mezzo metro, diciamo mezzo metro. Una nevicata così è eccezionale. Sì, così mai, io non l'ho mai ricordata, ma non solo io, ci stanno persone di 80 anni mai ricordato una neve di questa. Qual è stato il disagio più grande che avete subito in questi giorni? Che mancava la luce. Vi hanno detto perché è mancata per tutto questo tempo? La luce manca sempre. Quando si fa un po' di neve, si spezzi file delle cabine, traliccio e traliccio. Dovrebbero metterle nuove. E i soldi dove sono? E intanto, dopo 12 giorni, ancora si spala davanti casa. Siamo qui a Cerchiara, siamo sotto casa di una coppia di anziani, fratello e sorella, hanno 84 anni. Questa stradina è stata allargata dal comune perché c'era un'emergenza, c'era un malato da portare via. La neve però è stata accumulata contro i garage dei due residenti che non possono prendere la legna per riscaldarsi. E poi c'è la storia del nido del focolare di Cerchiara, una casa famiglia fondata da Don Silvio De Annunzis che accoglie da anni bambini dai 0 ai 3 anni che una famiglia non ce l'hanno. La mamma di tutti loro è Suor Caterina. Nel mezzo dell'emergenza neve, i vigili del fuoco le hanno proposto di evacuare con l'elicottero i 7 bimbi attualmente ospiti nella struttura. No, è stata la sua risposta, ho bisogno solo di gasolio per riscaldarli, 2 di loro sono gravemente disabili ed è più prudente restare qui. Lo spettacolo del Gran Sasso innevato che si gode da questi paesi è mozzafiato, nel guardarlo ora però c'è diffidenza, ci si sente traditi da questa meraviglia della natura che non ha risparmiato né le case né le vite della propria gente, ci vorrà del tempo per fare pace con la loro montagna. E questa mattina a Teramo sono tornati a scuola gli studenti delle scuole superiori, mentre domani riapriranno quelle comunali in possesso delle verifiche di vulnerabilità. Sul piede di guerra le famiglie che ancora pretendono dalle istituzioni ulteriori controlli e certezze. Intanto gli alunni del liceo classico Delfico in controtendenza hanno deciso di rientrare a scuola e opporsi alla protesta dei loro stessi genitori che hanno così rinunciato al sit-in in programma per oggi a Piazza Dante. Riaprono le scuole superiori a Teramo dopo oltre 2 settimane di chiusura forzata per neve e controlli post-sisma. Con un giorno di distanza si tornerà a far lezione anche al liceo Milli e in 12 scuole comunali in possesso delle adeguate verifiche di vulnerabilità. Al liceo classico di Piazza Dante oggi le presenze hanno sfiorato l'87% di studenti in classe e sono stati proprio gli alunni ad opporsi alla protesta che loro stessi genitori avrebbero voluto mettere in atto con un sit-in silenzioso nel primo giorno di rientro a scuola.
scuola. Ragazzi che in questa occasione si sono dimostrati molto più saggi, equilibrati e pragmatici. Noi come Consulta abbiamo semplicemente preso le distanze dalla manifestazione di piazza che doveva essere fatta questa mattina, seppur ne abbiamo riconosciuto la bontà di fondo di ciò che si sosteneva, ovvero chiedere comunque chiarezza. Abbiamo però individuato un'altra strada, che è quella istituzionale e delle professionalità appunto del settore, come quella maestra da seguire in questo momento di criticità. Noi abbiamo ritenuto opportuno non appoggiare questa protesta, innanzitutto perché sicuramente, come anche in altri casi, questa protesta non sarebbe stata ascoltata, proprio perché organizzata in maniera poco efficace, e di conseguenza avrebbe soltanto aggravato la nostra situazione, in quanto ci avrebbe fatto perdere ulteriori giorni di scuola. Anche il liceo artistico di Via Diaz e al Coreutico, situato nell'ala del Convitto Delfico, le presenze sono state del 68%, e considerato il numero di studenti pendolari si tratta di una percentuale assolutamente normale in caso di maltempo. Preside, 86,4% di presenze. Beh, un bel risultato, ricominciamo e torniamo alla normalità. Io direi di sì, che è un bel risultato. E poi c'è un clima di serenità, di tranquillità, questa è la cosa più importante, capito? Lei ha lavorato qui ed è stata qui sempre. Sempre, sì, sì. Sì, perché questa è la mia seconda casa, è la casa del cuore, no? Del cuore scolastico, perché io sono qui da tantissimi anni, tanti, e quindi conosco bene. Cioè c'è un clima di sicurezza. Sì, io sono sicurissima di me stessa. Torna così lentamente alla normalità, anche se il clima che si è instaurato tra le famiglie e l'amministrazione comunale di Teramo non promette niente di buono. Ecco perché la presa di posizione intelligente in controtendenza degli studenti del liceo classico Delfico dovrebbe essere un faro per tutti, ed è legittimo che davanti alle loro parole ci si commuova di orgoglio. L'ANAS comunica che sulla base della rimodulazione del rischio valanghe disposta dagli organi competenti, la strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è stata riaperta al traffico tra Ortolano, frazione di Campotosto, e Aprati, frazione di Crognaleto, nella sola fascia oraria compresa tra le ore 15 e le ore 10. Permane quindi la chiusura precauzionale per rischio valanghe nella fascia oraria compresa tra le ore 10 e le ore 15, fino a diverse disposizioni da parte dei soggetti competenti alla valutazione del citato rischio. Resta inoltre in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate disposto dalla Prefettura dell'Aquila, ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso. E tra le aree più colpite dall'ondata del maltempo di gennaio ci sono quelle del Chietino, nell'interno, in particolare la zona della Marrucina. Il sindaco di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo, chiede maggiori risorse per fronteggiare questo tipo di emergenze e parla dell'esposto alla magistratura contro i disservizi di Enel. Tra i centri più colpiti dal maltempo, Guardia Grele, sindaci ormai che non sanno davvero cosa fare più, siete diventati i terminali di una vera e propria emergenza. Sì, soprattutto perché nelle fasi critiche bisogna prendere delle decisioni nell'immediato e soprattutto disporre di fondi che molto spesso, come è accaduto anche nel nostro caso, non sono immediatamente disponibili. Questo è il motivo per il quale una misura che necessariamente va adottata e che l'Associazione dei Comuni chiede è quella di stanziare immediatamente dei fondi, perché i comuni, soprattutto quelli piccoli ma anche medi come il nostro, hanno dovuto far ricorso a delle risorse, dei mezzi esterni, non potendo chiaramente sostenere l'impegno che era, insomma, doveva essere messo in campo in quelle ore da sole. E poi c'è anche l'altra questione del disservizio legato alla mancanza di fornitura elettrica per giorni e giorni in diverse contrade del nostro territorio, come anche negli altri comuni, in gran parte dei comuni della regione. Io ritengo che non si possa limitare una misura di indennizzo a quelle ordinarie che sono previste nei contratti di servizio, perché le famiglie che non hanno avuto fornitura per giorni, dove magari c'erano delle persone anziane o disabili, insomma, si è tornati indietro di 100 anni nella gestione di questa emergenza. Quindi noi nell'immediato abbiamo fatto un esposto
chiesto alla Procura della Repubblica, che nell'immediato non dà dei risultati, ma comunque serve a noi per capire e per accertare le responsabilità. In ogni caso sarà richiesto ai concessionari del servizio elettrico di rivedere piano di intervento e ammodernamento delle reti sulla base di parametri tecnici che consentono di fronteggiare situazioni meteorologiche fino ad oggi ritenute del tutto anomale. Il ministro dello sviluppo Carlo Calenda lo ha indicato durante il question time alla Camera dopo i blackout, in particolare in Abruzzo durante l'emergenza neve nei giorni scorsi in pieno centro Italia. L'obiettivo, ha spiegato il ministro, è quello di aumentarne la capacità di resistenza anche in condizioni eccezionali, condizioni, ha poi notato, che purtroppo oggi non sono più da considerare sempre eccezionali. Cambiamo ora pagina. 5 milioni di euro persi, scadeva a mezzanotte il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione del comune di Pescara. Il mancato accordo tra maggioranza e opposizione tiene bloccate le casse comunali e scatta il rimbalzo di responsabilità tra le parti. Francesca Romana Testi. Uno spirito di bassa bottega politica, assenza di senso di responsabilità nei confronti della città. Dure le parole del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che a poche ore dalla conclusione del Consiglio Comunale di ieri commenta la disfatta relativa all'approvazione del bilancio di previsione. Ritardo costato una perdita di 5 milioni di euro, già disponibili nelle casse del comune ma non utilizzabili a causa della mancata approvazione. La finanziaria ultima prevede premialità per le amministrazioni virtuose. Le amministrazioni virtuose sono quelle che approvano il bilancio entro il 31 gennaio. Questo significa sostanzialmente aumentare la capacità di spesa legandola alla cassa. È difficile, però significa che noi, che non siamo in anticipazione di tesoreria, avremmo potuto immediatamente impiegare queste risorse per procedere alla manutenzione della città. In cassa al comune non c'era niente, c'era un anticipo di tesoreria di 24 milioni e mezzo. Noi abbiamo la cassa ampiamente attiva ed eravamo, così come siamo, nelle condizioni di poter trasformare questi spazi finanziari in aumento della capacità di spesa. Tutto questo è gravissimo, credo, e quindi siamo qui a denunciarlo affinché ciascuno possa farsi un'idea di quello che succede all'interno del Consiglio Comunale. A rispondere sono i rappresentanti del centrodestra, che spiegano passo passo ogni motivazione alla radice della mancata approvazione. Da un lato accusano la maggioranza di essere stata vittima della lista Teodoro, che ha presentato ben 1700 emendamenti, e dall'altra di Sinistra Italiana, che ha perorato la causa del mercatino etnico, opera che costerà ai pescaresi 250.000 euro che, secondo il centrodestra, sarebbero dovuti essere spesi per le criticità del territorio alla luce dei danni portati dal maltempo. Sono stati ostaggio della lista Teodoro fino a circa 4 ore alla scadenza della mezzanotte, quindi nessuna colpa si può addossare al centrodestra. Tutti gli interventi che col bilancio dovevano essere effettuati e col piano triennale dovevano andare a colpire ciò che riguardava la manutenzione, soprattutto delle scuole, la viabilità, e abbiamo cercato anche di puntare il dito su alcune opere che a nostro giudizio in questo momento possono essere messe da parte proprio per affrontare un problema emergenziale. Siamo stati colpiti negli ultimi 10 anni da importanti eventi atmosferici e questo richiedeva, a nostro giudizio, un impegno straordinario che si poteva centrare con il bilancio, rimandando alla prossima annualità, quindi semplicemente di un anno, altre opere che potevano essere tranquillamente affrontate in un secondo momento. La convenzione che regola la gestione dell'interporto d'Abruzzo con sede a Maroppello è stata messa sotto la lente di ingrandimento nel corso di una riunione presieduta dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e dalla quale hanno preso parte i dirigenti della regione e i vertici amministrativi della società affidataria intermodale SRL, al fine di verificare tutti gli aspetti di carattere contrattuale, finanziario e tecnico. In questa vicenda, ha dichiarato il presidente, occorre che la pubblica amministrazione tenga in grande considerazione un valore fondamentale come la diligenza, ribaditi la strategicità dell'interporto di Maroppello e l'interesse della regione ad avere una infrastruttura pienamente funzionante, vanno evitate da parte del contraente pubblico quegli atteggiamenti di superficialità che hanno caratterizzato il passato. È per questo, ha concluso D'Alfonso, che va fatta una minuziosa ricostruzione documentale, un'operazione trasparenza nella quale venga anche stabilita una precisa tempistica dei reciproci adempimenti e soprattutto ristabiliti i principi fondanti della disciplina concessoria.
12 associazioni di tutela dei consumatori hanno presentato unitamente un ricorso al TAR dell'Aquila per ottenere l'annullamento della delibera del contratto di servizio sottoscritto tra Regione Abruzzo e Trenitalia. Il motivo? La mancata presenza delle associazioni stesse al tavolo tra le parti. Associazioni abruzzesi a tutela dei consumatori tutte unite contro il contratto di servizio stipulato tra Regione Abruzzo e Trenitalia. Un accordo senza coinvolgimento dei diretti interessati, i pendolari, ACU, ARCO, ADOC, Codici, Codacons, Confconsumatori, Contribuenti Italiani, Guardia Civica, Adiconsum, Movimento Difesa del Cittadino e Cittadinanza Attiva. Queste le associazioni in campo contro modifiche delle percorrenze, dei tempi, il rincaro dei biglietti. Tutti i motivi per i quali è stato presentato un ricorso al TAR. Contestiamo la violazione della legge sui contratti di servizio, una legge del 2008, che prevede che quando si stipula un contratto di servizio si debbano coinvolgere le associazioni dei consumatori per individuare gli standard di qualità di questi contratti di servizio e per controllare questi standard di qualità in modo che vengano rispettati. Se così fosse stato, questi inconvenienti sugli orari non ci sarebbero stati e noi potremmo discutere, come diceva lei, a un tavolo tutte le questioni che riguardano il servizio e anche quali sono i livelli di qualità, di sicurezza, i tempi, eccetera. La Regione ha deciso di non coinvolgerci e noi abbiamo deciso di fare ricorso al TAR per annullare il contratto di servizio. Intanto qui il servizio dei treni è complessivamente in Abruzzo è sottovalutato, non so se per fare un favore ai servizi su gomma o no, sa di fatto che potrebbe essere razionalizzato e potrebbe funzionare molto meglio. Poi ci sono i problemi appunto di orari, hanno deciso che i treni debbano fermarsi a Pescara e la gente debba cambiare treno in molti casi. Insomma sono scelte che non si sa se sono dettate da una strategia precisa o da una sciatteria o da una non conoscenza dei problemi. Proseguiamo con il TG6, CGL, CISL, UIL, sigle sindacali e operatori della telefonia hanno manifestato oggi davanti alla Prefettura di Pescara per chiedere l'intervento del Governo sul mancato rinnovo dei contratti del comparto che sono costati una perdita salariale di 2.000 euro a dipendente. Nessun rinnovo dei contratti da anni e nel frattempo demansionamento, riduzione salariale e anche delle ferie. I lavoratori della telefonia protestano in nome di una perdita netta di 2.000 euro l'anno. Ci siamo visti più volte respinti al mittente le nostre richieste di mediazione. Questo è un contratto, diciamo così, che quindi richiede assolutamente un intervento da parte, insomma, non soltanto di Confindustria ma anche della politica in generale. Noi non a caso ci troviamo qui sotto dal prefetto perché abbiamo dei problemi seri. Qui abbiamo un contratto dove noi chiediamo non soltanto un rinnovo salariale ma anche una nuova regolamentazione di un settore che veramente sta mostrando pesanti segni di crisi. Mettere mano alle delocalizzazioni selvagge che stiamo registrando all'interno di questo settore, ma anche a quello che è il tema cardine legato appunto agli appalti che avvengono sempre con la logica del massimo ribasso e non fanno altro che determinare una concorrenza praticamente fra i lavoratori che si scarica completamente sui salari e sui loro diritti. Si può quantificare quanto sia stata la perdita salariale in questi anni? C'è una perdita di salario consistente che gira intorno ai 2.000-2.500 euro l'anno, la riduzione delle ferie, ma le cose più sconvolgenti sono quelle che Astel vuole mettere in campo, il recepimento di tutte quante le normative presenti nel Job Act, demansionamenti addirittura fino a due livelli, licenziamenti facili, trasferimenti anche nella sede più limitrofa alla nostra e soprattutto il controllo a distanza che preclude appunto una mancanza di garanzie per l'attività lavorativa. Non c'è più una classe manageriale che investe sulla formazione, non c'è più una classe manageriale che investe sull'evoluzione della propria azienda, ma c'è semplicemente una classe manageriale che tende ad abbassare i costi solamente mettendo le mani in tasca ai lavoratori. E ora apriamo la pagina dello sport. Questa sera si è disputato il recupero dell'ultima giornata di andata di Serie A tra Pescara e Fiorentina. Vediamo com'è andata nelle parole dei protagonisti. Oggi volutamente non siamo andati a prenderli alti perché le caratteristiche della Fiorentina, il palleggio che hanno, lo smarcamento e la qualità che hanno
ti mandano fuori giri. In più è una squadra che quando costruisce si apre molto, e abbiamo pensato di chiudere le linee di passaggio, stare corti e colpirli in contropiede. Ci siamo riusciti, e ci siamo riusciti anche molto bene. In una circostanza è arrivato il gol, qualche pallone siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio. E poi nel secondo tempo, come hai detto tu, ovviamente per fare questo tipo di gioco hai bisogno anche di giocatori che hanno gamba come Bajbek. C'eri ha altre caratteristiche, però è entrato molto bene anche lui, e allo stesso tempo la Fiorentina è una squadra che comunque ti fa correre molto e inevitabilmente cali un pochino. Io credo che abbiamo fatto a livello difensivo tutto bene dall'inizio alla fine. Ci è mancato un po' di gamba nel ripartire, ma perché oggettivamente i ragazzi hanno corso tanto e alla fine magari mancava questa spinta finale nelle gambe, ma è normale, è umano. Ma quando giochi contro grandi squadre ti schiacciano, cioè non c'è niente da fare, tu puoi andare in avanti quanto vuoi, ma puoi fare qualche uscita molto offensiva, molto in alto, però poi hanno una capacità di palleggio e di giropalla che inevitabilmente ti schiacciano. Ripeto, con il Napoli magari non era volutamente preparata una partita per stare così bassi, con la Fiorentina sì, per sfruttare anche le ripartenze, perché sono una squadra che si apre molto. E abbiamo cambiato qualcosina, nel senso che da una parte c'era Zampano, perché loro giocando a 5, nel momento in cui ci difendevamo diventavamo a 5, però poi è inevitabile che avendo Zampano lì, un certo tipo di lavoro, come siamo abituati a farlo in fase di possesso palla, cioè il tipo di lavoro cambia perché ha caratteristiche diverse. Però ovviamente, come hai detto tu, un pizzico di frenesia, qualche ultimo passaggio l'abbiamo sbagliato anche nel secondo tempo un paio di volte. Questa volta sei stato tra virgolette anche apostrofato nella nota diramata dalla tifoseria. Grazie. Abbiamo fatto 6 punti, hanno ragione. Preso gli applausi, prendo i fischi, che devo fare? Io metto sempre il massimo impegno in tutto quello che faccio, la passione, e do sempre il 110%. Questo non vuol dire che sono perfetto, che non sbaglio, anzi sbaglio tantissimo, e non posso farci nulla. Io faccio del mio meglio, come fanno del loro meglio i ragazzi, però quando le cose non vanno bene non è che succede solo qua a Pescara. Ti fischiano e i fischi te li prendi, come hai preso gli applausi. Va bene così. Cioè, va bene così. Dispiace. Dispiace perché dispiace sempre prendere fischi e prendere critiche, però quanto mai come oggi sono giuste. No? Non possiamo dire nulla. L'approccio è stato buono. Il nostro avversario ha abbassato molto il blocco. La velocità del nostro gioco non è stato il migliore, non ci ha permesso cercare di provocare molto più l'avversario nella verticalizzazione e nella porta avversaria. Lo abbiamo fatto molto di più nel secondo tempo. Comunque non sono d'accordo con la questione d'approccio. Credo che la squadra era molto convinta, è stato bene a livello di controllo dello spazio, con l'eccezione di qualche transizione che abbiamo preso, perché le nostre prime linee non hanno riuscito a filtrare qualcuna, e dopo anche la nostra linea più arretrata ha lasciato un po' più di spazio per i movimenti, i contromovimenti delle punte, ad attaccare la profondità, e ci ha creato qualche difficoltà. Comunque principalmente la squadra dopo, con buon spirito, ha continuato e ha migliorato tantissimo nella velocità del nostro gioco, sia in ampiezza, sia nella nostra circolazione, sia dopo anche in verticalizzazione. Abbiamo preso qualche decisione anche a livello di linee, dove abbiamo cercato di avere più giocatore dentro d'aria,
perché il blocco era talmente basso che non ci dava la possibilità di giocare fra le linee. Abbiamo cercato nel primo tempo di farlo, di portare via il centrocampo avversario per dopo poter giocare fra i riparti. Non abbiamo riusciti, non abbiamo riuscito neanche a circolare per poter la possibilità di uno contro uno nel corsia di esterni. Quello che abbiamo fatto tantissimo nella seconda parte, che ci ha permesso non solo il numero di cross e tiri in porta dei nostri esterni, perché abbiamo fatto diversi cambi posizionali, principalmente sulla destra, con Chiesa e con Ili, perché giocatori adatti per poter anche fare quello. Abbiamo avanzato una linea Matias vicino, che ci potesse permettere anche avere più presenza dentro d'aria. E abbiamo dentro della circolazione provocata anche con tiri in porta, e questo credo che la squadra ha cresciuto fino alla fine per vincere la partita. È la fase di essere il più competitivo possibile, cercando di vincere ogni partita, sapendo che i nostri avversari stanno facendo bene e stanno anche vincendo. Per questo non dipende solo di noi. Noi dipende di quello che noi possiamo controllare, che è la nostra qualità di gioco, provocando, creando, facendo più gol che i nostri avversari per vincere le partite. Scendiamo ora in Lega Pro. Nell'ultima giornata di calcio mercato il Teramo ha ufficializzato due movimenti in entrata: l'attaccante Tempesti dal Tutto Cuoio e il portiere esperto Narciso dal Gubbio. In uscita i giocatori Capitano, Steffè e Manganelli. Ieri a mercato chiuso il presidente del Teramo Campitelli è intervenuto telefonicamente nella trasmissione Pro Teramo e ha dato una valutazione di quanto accaduto e di quanto fatto. Io credo che per quello che da gennaio, nella campagna acquisti e riparazioni di gennaio, credo che noi sicuramente abbiamo fatto il massimo per cercare di prendere ancora qualcosa di meglio, ma il mercato purtroppo, se andiamo a vedere quello che proponeva è quello che abbiamo preso noi, a prescindere dalle benedette punte, io credo che noi abbiamo fatto un mercato da 9. Secondo voi, conoscendo me, pensavate o pensate che io non avrei fatto un colpo a qualsiasi cifra? Sì. Penso che sapevate proprio per quello, presidente, che noi ci aspettavamo un altro giocatore fatto. Più non che c'era Tempesti sul mercato. Assolutamente non c'era, né oggi e né all'inizio di questo mercato. Da dopodomani verrà un giocatore straniero, perché io fino alla fine cercherò un attaccante. Sì, non diciamo niente, ma dalle referenze da dove dovrebbe... Presidente, da dove arriva? Ma lo vedrete. Qual è la nazionalità di questo attaccante? Ma la nazionalità di questo attaccante penso sia svedese. Narciso perché l'altro non l'ho visto né psicologicamente né quello che ha fatto domenica, non l'ho visto nella normalità, non fisica ma di altre situazioni, quindi è un portiere che ha parato fino a quindi poco vi siete tempo cautelati, fa. Io penso che lui questo cambio dalla B alla C lo abbia, secondo me, psicologicamente non gli abbia dato quella stabilità, okay. E quindi io che mi devo salvare ho bisogno di un portiere come quello che ho preso, perché mi deve dare più grinta, difesa, più gara, mi deve dare qualche cosa di diverso. Chiudiamo con la Serie D, perché oggi si sono disputati due recuperi e hanno fatto il pieno le squadre abruzzesi del girone G, perché nel recupero della 18ª giornata l'Avezzano ha superato il Sansepolcro per 2-1, nel recupero della 20ª giornata l'Aquila nel big match ha superato il Rieti per 1-0. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella sulla vittoria dell'Avezzano, 2-1 sul Sansepolcro.
La prima vittoria del nuovo anno alla Mezzano vale anche il sorpasso in classifica sul Vivi Alto Tevere Sansepolcro di scena al De Marsi per il recupero della gara non disputata lo scorso 8 gennaio. Tortora conferma il tridente ma rinuncia all'Opinto, Marolda e Serrago dal primo minuto rispetto a domenica per cercare un successo dopo il capitombolo interno con l'Alba Longa, dentro Persia, Bittaia e Padovani. Avezzano sottotono nella prima frazione, gli aretini sono più in palla e si vede anche se di occasioni non ne arriveranno. Il primo brivido nell'area ospite lo regala suo malgrado Terzini, che anticipa involontariamente il proprio portiere Rossi, concedendo di testa solo il corner. Ma è Lewandowski al minuto 16 a doversi superare sulla testata in area di rigore di Kanji. In terzo tempo la risposta del portiere biancoverde è super, mentre vane sono le proteste della squadra bianconera per una trattenuta in area di rigore di Leto su De Santis, che Di Girolamo non giudica fallo. Poi più nulla fino alla fase finale del primo tempo, quando la squadra di Schenardi viene giustamente annullato un gol a Mortaro per posizione di offside. Nell'Avezzano si fa male Di Paolo, sostituito da Deramo, e con gli uomini di Tortora che protestano per un fallo reiterato di Massai su Persia in azione di ripartenza. Il tecnico dei marsicani cambia nell'intervallo, lascia Santi Rocco negli spogliatoi per Serrago e dopo due minuti il risultato cambia perché Sassarini trova il corridoio proprio per Padovani, bravo a trafiggere Rossi in uscita. Trovato l'1-0, l'Avezzano prende coraggio. Col destro di Sassarini non trova lo specchio, ma il raddoppio è solo rinviato di qualche istante perché al 63esimo Bittaia fulmina la difesa aretina e serve a Padovani il più facile dei tap-in da scaraventare in fondo al sacco. A questo punto i biancoverdi sembrano andare in controllo. Serrago gira debolmente di testa il traversone di Assisi, ma lo stesso numero 2 di casa a commettere, minuto 70, il fallo in area di rigore su Gorini, che concede al Sansepolcro la massima punizione realizzata da Mortaro. Schenardi ci crede, inserisce Costanzo e Beers per Kanji Innocenti, anche se Bittaia ha subito la possibilità del tris. Col corner calciato da Deramo, il gambiano salta indisturbato ma di testa centra la parte alta della traversa. Ancora Deramo sull'azione seguente non trova l'angolo alla sinistra di Rossi per un soffio. Il finale di gara vede l'Avezzano in leggera sofferenza con gli aretini che cercano invano la via del pareggio. Finisce 2-1 e i 32 punti in classifica ora restituiscono morale ai biancoverdi in attesa della trasferta a Muravera di fine settimana. Per gli ospiti invece uno stop che interrompe una striscia di 6 risultati utili consecutivi. Io penso che 8 punti siano il limite, 40 punti siano il limite, credo che difficile da raggiungere per la quintultima che è il Latte Dolce, quindi c'è 19 punti, mi sembra 18-19 punti, quindi credo che questo primo obiettivo possiamo dire di averlo raggiunto. Sarebbe da ipocrisia da parte mia se dicessi il contrario. Chiaro che incomincia questa seconda fase, che è una seconda fase secondo me meravigliosa, perché ci sono 39 punti in palio, una squadra che tutti non davano criticata abbiamente da più parti, diciamo, una squadra che è stata poco sostenuta, che invece sta dimostrando di non voler morire, di non voler lasciare nulla di intentato. Abbiamo commesso un errore grave sul gol, è stato bravo Padovani a sfruttare subito l'occasione. Era una partita che si poteva decidere su un episodio, il primo tempo ce n'era uno clamoroso per noi perché non c'è stato dato un rigore clamoroso. La partita si poteva decidere, la squadra che fosse andata in vantaggio avrebbe trovato spazi, loro questi spazi li hanno sfruttati bene, ripeto, forse nel complesso era più da pareggio, ma hanno vinto, merito a loro. E come detto l'Aquila ha sconfitto nel big match dello stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, ha sconfitto il Rieti per 1-0, ha deciso un gran gol di Russo ad inizio di ripresa, il servizio. Una vittoria contro il Rieti che vale oro in un match combattuto oltre 90 minuti. I rossoblù di casa hanno trovato i preziosi 3 punti che rilanciano le ambizioni dei ragazzi del presidente Chiodi di successo finale, con un gol capolavoro di Nicola Russo ad inizio ripresa. Vittoria che non solo avvicina la testa della classifica, ma risolleva il morale. Tutto questo al termine di una gara difficile per gli aquilani, alle prese con una squadra forte che ha cercato di fare sempre la partita. Prima del fischio d'inizio, i presidenti presenti in tribuna, Carlo Tavecchio della FIGC e Cosimo
Massimo Sibilia della Lega Nazionale Dilettanti hanno omaggiato i capitani con due maglie della nazionale italiana. Al nono, punizione di Minincleri di poco alta sulla traversa, il portiere manda in angolo per non correre rischi. La svolta potrebbe arrivare al 31° ed è a favore del Rieti. Avremmo dovuto raccontare un'altra gara, punizione di De Martis. Salvetti esce in modo non ottimale, respinge con i pugni, sfera sui piedi di Tiraferri che con una gran botta la stampa sul palo. Lo stadio ammutolisce. Al sesto della ripresa il risultato si sblocca. Russo, servito da Noman, riceve, passa sulla sinistra, converge e con una gran botta insacca direttamente in rete, lasciando Kucic immobile al centro della porta. Il Rieti, che aveva gestito bene la gara, cerca di reagire. Sia Paris che Morgia utilizzano gli uomini della panchina per cambiare modulo in campo. Al 15° del secondo tempo, punizione di Bianchi. Il neo entrato di M sbuca in area e spinge la palla verso la porta, ma per poco la sfera termina al lato. Il Rieti ci prova ancora al 35° con un tentativo dalla distanza di Scotto, respinto con i pugni dall'estremo difensore rossoblu. L'Aquila soffre, anche parecchio, ma non molla. Gli ospiti si nervosiscono e fanno confusione. Dopo 6 interminabili minuti di recupero, arriva la sofferta vittoria dei rossoblu. 3 punti d'oro in vista dell'altro big match in programma domenica prossima, ancora tra le mura amiche, contro la capolista Arzachena. Questa vittoria è dedicata a Piero Di Pietro, che è stato capitano qua per tanti anni. Loro 15 giorni che si riposavano, noi veniamo dalla seconda partita con gente che ha giocato poco, come Mallus, e con tante persone che già domenica avevano dato tutto quello che potevano dare, e quindi era normale che potessimo avere dei problemini. Molti hanno finito con i crampi, però quello che è importante è lo spirito che ci hanno messo, il grande cuore, la grande voglia di fare, e credo che questa vittoria sia ampiamente strameritata. Finisco anche perché siamo arrivati a questa partita in maniera anche messa male mentalmente, e questo ha contribuito un po' le vicende del campionato, perché tutti dicevano che noi eravamo a 6 punti e questo ha condizionato l'ambiente. Noi a 6 punti non ci siamo mai stati, perché avevamo una partita in meno, però io sui giornali ho sempre letto a 6 punti. Noi non eravamo mai stati a 6 punti perché avevamo una partita in meno, e quindi questo ha condizionato il tutto, perché questa partita doveva essere giocata prima di andare a Ostia. Molto probabilmente se giocavamo prima a Ostia magari andavamo con un altro spirito e un'altra mentalità. Rieti ha fatto una grande partita. Primo tempo è stata una partita molto tattica, nonostante ciò abbiamo preso un palo clamoroso, Kucic operoso. Secondo tempo Rieti ha fatto una grandissima prestazione con 4-5 palle gol pulite, e invece sull'unica ripartenza, che aveva palla Trillò, l'esterno a sinistra, ha cercato di uscire con tunnel, persa palla, è venuta dentro e Russo ha fatto gol da fuori, un bellissimo gol. Però ricordo solo quella, ma nel calcio ci sta. Ci sta anche che domini la partita e va a finire addirittura a raccogli zero. È tutto per questa terza edizione del TG6, il nostro notiziario torna domani con la prima edizione, quella delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.